La seconda guancia, il terzo cucchiaino. La seconda guancia, il terzo cucchiaino, disse il pazzo, mi danno una sottile, fastidiosa nausea. Sì, quando mi faccio la barba, la prima guancia passi, ma la seconda sono triste e scazzato, sono stufo di farmi la barba e mi sale dal corpo un malessere freddo, una nausea con tensione, con echi lontani di morte. Quando metto il caffè nella caffettiera, il primo e il secondo cucchiaino passi, ma al terzo sono triste e scazzato, sono stufo di mettere caffè nella caffettiera. Poi, come fanno i pazzi, cambiò discorso. Le donne mi mettono troppa ansia, le ragazze giovani di meno. O forse mi mettono ansia anche le giovani, però sono giovani e belle, passi, sono belle. O forse c'è dell'altro, rifletté aggrottando la fronte. C'è che le ragazze un poco, generalmente, mi lasciano sognare. Le adulte quasi niente, mi inchiodano a un loro database di realtà. Guai a discostarsene, si incazzano. Le giovani in questo sono un po' più duttili, accettano che io semini in loro i miei fiori di delirio e li lasciano germogliare per un tempo almeno. Ed è questa una gioia infinita per me. Non so, comunque, tornò al discorso di prima, non mi dica, dottore, che potrei adoperare caffettiere più piccole. Mi scazza anche fare tante volte il caffè. Non sono di quei puristi maniaci che vogliono il caffè appena fatto. Io, il caffè rimasto nella caffettiera, lo bevo anche dopo giorni. E anzi, scoprire che è rimasto del caffè nella caffettiera, quando magari già penso con fastidio di doverlo fare, è un sollievo, un alleviamento di pena, quasi una gioia. Me lo bevo contento, freddo e senza zucchero. Non perché non mi piaccia caldo e zuccherato, ma per far prima. Scaldarlo è quasi come farlo. Accendere il gas e poi un pentolino da lavare, no. Mi viene la nausea solo a pensarlo. Lo bevo freddo. E mentre lo bevo ho spazio ai sogni. La mente si allarga, immensa, e un attimo sorrido. Ciao, buon primo maggio, vorrei dedicare questa poesia a Sandra che oggi è costretta a lavorare da H&M per 50 euro del cazzo in busta paga, vaffanculo. Gridano al poeta, davanti a un tornio ti vorremmo vedere, cosa sono i versi? Parole inutili, certo che per lavorare fai il sordo, a noi forse il lavoro più di ogni altra occupazione sta a cuore. Sono anch'io una fabbrica. E se mi mancano le ciminiere, forse, senza di esse, ci vuole ancora più coraggio. Lo so, voi non amate le frasi oziose. Quando tagliate del legno è per farne dei ciocchi. E noi? Non siamo forse degli ebanisti? Il legno delle teste dure noi intagliamo. Certo, la pesca è cosa rispettabile. Tirare le reti. E nelle reti storioni forse, ma il lavoro del poeta non è da meno. È pesca d'uomini, non di pesci. Fatica enorme è bruciare agli alti forni, temprare i metalli sibilanti. Ma chi oserà chiamarci pigri? Noi limiamo i cervelli con la nostra lingua affilata, che è superiore. Chi è superiore? Il poeta o il tecnico che porta gli uomini a vantaggi pratici? Sono uguali, i cuori sono anche motori, l'anima è un'abile forza motrice, siamo uguali, compagni di una stessa massa, proletari di corpo e di spirito, soltanto uniti abbelliremo l'universo, l'avvieremo a tempo di marcia, contro la marea di parole innalziamo una diga, all'opera, al lavoro nuovo e vivo, e gli oziosi oratori al mulino, ai mugnai che l'acqua dei loro discorsi faccia girare le macine. B.
Mi piacerebbe che fosse mia, ma questo era Vladimir Majakovskij. Ciao. Ciao. Questa parla del mare. Il mare è la pancia dell'acqua. Contiene e culla una gorgoglia profonda. Il mare è un mostro elegante, sangue senza vene, organo senza organi, corpo dilatato senza pelle. Il mare è la pancia della terra, gravidanza sospesa nel nulla. Partorisce veneri, spegne le ceneri, restituisce cadaveri, come un eterno utero raschiato nel fondo. Camminiamo sul bordo della nostra nascita, ibridi e orfani di un elemento sconosciuto. La spiaggia e ovunque lasciamo orme. Grazie. Prima di leggere la seconda poesia vi invito a avvicinarvi perché pare che abbia smesso di piovere, quindi magari lasciate spazio là, venite qua sotto perché si sente meglio, si vede meglio, si sta più stretti, si sta più vicini, si lascia che i vicini salgano e scendano per le scale, insomma pian piano secondo me arriverà gente, si riempirà tutto qui sotto, quindi beati i primi che saranno più vicini. Prima ho letto una poesia inedita, adesso invece leggo una poesia da questo libro, che ho già letto più volte, ma mi sembra adatta alla giornata. Dollaro Dio, crepa per noi. Allah, Dio, crepa per noi. Euro, Dio, crepa per noi. Yahweh, Dio, crepa per noi. Potenti di tutte le religioni, crepate per noi. Potenti di tutte le banche, crepate per noi. Santi criminali, crepate per noi. Beati imbecilli, crepate per noi. Maschio Dio, crepa per noi. Vergine Dea, crepa per noi. Arcangeli delle armi, crepate per noi. Troni e dominazioni, crepate per noi. Sacri Vangeli del potere, crepate per noi. Epistole dell'ipocrisia, crepate per noi. Timore nostro, crepa con noi. Vigliaccheria nostra, crepa con noi. Sia vituperato e maledetto in ogni momento il nostro umile, inutile lamento. Porco, porco, porco il potere, re dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della sua boria. Ci danna, ci danna, ci danna, ci danna uccidendo ogni sogno. Agnello di Dio, sgozzato in ogni parte del mondo, non avere pietà di nessuno. Agnello di Dio, sgozzato in ogni parte del mondo, togli a noi questa pace di morte. Figli nostri, che state sulla terra, riprendete il vostro nome, abbiate la vostra libertà come in cuore così nelle mani. Cancellate ogni debito e fate che a nessuno manchi il pane quotidiano. Cadete nella tentazione di liberarvi dal male. Vivete ogni amore. Non possedete altro mai che la vostra meraviglia. Amen. Bon, vi leggo una poesia che ho scritto per un'antologia a cura di Vera Bonaccini, anzi approfitto per salutarla. Ciao Vera, per Edizioni La Gru. La raccolta si chiama Qui scrive un antifascista, la poesia è Il Cantastorie. Poniamoci domande, che di risposte sono pieni i volti, e non sono quelli rassicuranti che amiamo rivedere sui profili o sui rotocalchi. Le angosce si sommano una ad una. Raccontiamoci storie che di dolori abbiano piene le ossa e l'esistenza non può somigliare al brusio vertiginoso della metropolitana. Le storie per i bambini sono come l'acqua per i pesci, e poi, quando cresci a tua volta, ne avrai ancora bisogno. Venite con me a scoprire questo sogno che ho fatto da ragazzo. Nel mezzo di una folla c'era un uomo che credeva di contare più degli altri.
La sua voce divenne sempre più forte, sempre più atonale, fino a perdere del tutto la propria umanità. Il suo continuo ribollire somigliava molto a quello delle pentole sul fuoco o delle caffettiere. Allora gli altri uomini non osavano interromperlo per paura che esplodesse. Un giorno quell'uomo disse, vedendomi entrare, spingi forte il portone, non c'è citofono e la serratura non funziona. Bene, pensai, seguendolo per le scale, così è questo l'uomo che tutti temono. Aveva uno studio pieno d'oro e un giorno me lo mostrò. Guarda, mi disse, affacciandosi al balcone, tutto quello che ho l'ho fatto da solo. Non lo so, lo interruppi, sapendo che l'avevano fatto loro, tutti quanti, stando muti come pesci, mentre lui pontificava dagli spalti. Chi sei? Mi domandò. Io ti conosco. Sono quello che saprà spodestarti giù dal trono, avrei voluto dirgli. Ma i miei occhi sono gli stessi dei miei numerosi figli, che due cose più di tutto non possono soffrire: il silenzio della ragione, l'arroganza del potere. Grazie. Coltiverò la tua pelle, seminerò i tuoi capelli che tu li abbia sempre nuovi, e i semi di questi sorrisi farò crescere, per quando ne avrai bisogno, e abbracci coltiverò, che non spariscono più, emozioni come l'orizzonte del mare, dopo una lunga galleria. Siamo usciti da debolezze, abbiamo perduto le forze, ma sappiamo sentire l'anima, per questo i tuoi sorrisi li coltiverò in me, dove ci sono i profumi che ho amato. Alcuni non me li ricordo più. Entra in me come in una città vecchia. Insieme siamo un posto incantato.